Se parliamo di gelato artigianale, l'Italia vanta ben due primati. Il primo è quello di averlo inventato, era il 1565, e alla corte dei Medici di Firenze fu creato un sorbetto usando neve, sale, zucchero, limone e latte, il tutto legato con albume d'uovo, praticamente gli stessi ingredienti che usiamo anche nel 2016. Ma vantiamo anche il primato dei consumi. Siamo dei gran mangioni di gelato, ben 12 kg a testa nel 2015, per un totale di ben 360.000 tonnellate di dolcezza, consumati tutto l'anno, la metà dei quali però nei periodi caldi. Ma il miglior gelato artigianale si fa a Fano, alla gelateria del Pino Bar. Infatti una giuria di giornalisti enogastronomici, dopo averlo testato, assaggiato e scoperto l'alta qualità dei suoi ingredienti, lo hanno incoronato miglior gelato dell'anno. Prima di tutto è un gran bel premio che non ci aspettavamo e ci fa molto molto piacere. E ci siamo arrivati col lavoro, con l'amore, perché la passione non basta, e tanto 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 lavoro. Quindi abbiamo ripulito il gelato usando solo materie prime della nostra zona il più possibile. Il gusto dell'anno qual è? Il gusto dell'anno, io sono stato innamorato dell'ace verde, però non ha riscosso molto successo, ed era fatto con estratto di sedano, estratto di cetriolo e mela verde, ed era buonissimo, freschissimo. Però la gente è sempre stata un po' restia a queste, oh il sedano, no il cetriolo, invece era buonissimo, fresco, pulito, buonissimo, veramente buono. Adesso abbiamo fatto uno nuovo che è all'anice stellato, con una variegatura di mandarino al profumo di lavanda.